Io credo che il presidente Conte abbia una responsabilità verso le persone nel Mezzogiorno come nel resto d'Italia: non incitare alla violenza, non educare all'odio, non istigare le minacce. Quello che è successo ieri è molto triste, perché il presidente Conte ha provocato le persone che più soffrono, che più sono sensibili anche al richiamo della violenza, a dire: andiamo in piazza senza scorta, come se non sapesse che le donne e gli uomini della scorta sono pagati per difendere le persone dalle minacce e dall'odio. Allora, discutiamo di tutto. Io sono per il lavoro, non per il reddito di cittadinanza in questo modo. Questo vuol dire dare una mano a chi non ce la fa. Certo che dobbiamo dare una mano a chi non ce la fa. Certo che chi è povero deve essere sostenuto, ma bisogna aumentare gli stipendi, bisogna creare posti di lavoro, bisogna combattere la criminalità. Non si può educare all'odio e alla violenza. Il presidente Conte ieri ha insultato noi, ma soprattutto ha insultato le istituzioni di questo paese. Io penso che sia giusto dare una mano a chi non ce la fa. Quando io sono diventato presidente del Consiglio, Letta mi ha lasciato la campanella, vi ricordate quel momento? Per la povertà c'erano 20 milioni di euro. Quando io ho lasciato la campanella a Gentiloni, sulla povertà c'erano 2 miliardi e 700 milioni. Cosa vuol dire? Che bisogna metterli i soldi per la povertà, per trovare posti di lavoro. Ma quello che serve è un lavoro pagato bene. Questa è la differenza che porta via il Mezzogiorno dal ricatto morale dell'assistenzialismo. Allora, creiamo posti di lavoro, evitiamo che i vostri giovani debbano emigrare, perché se noi non facciamo le infrastrutture necessarie e diciamo no a tutto, costringeremo i ragazzi calabresi ad andarsene dalla Calabria, come già stanno facendo. Questo vuol dire, certo, portare l'alta velocità a Reggio, ricordate la nostra battaglia, certo, aprire le strutture museali, non solo le strutture infrastrutturali. Questo vuol dire lavorare sul porto di Gioia Tauro, questo vuol dire investire sullo scalo di Lamezia, questo vuol dire sulla statale 106 Ionica fare l'investimento che noi abbiamo sbloccato. Ma questo è ciò che serve: creare lavoro. Poi non ce la fai, ti do una mano, ma se il reddito diventa lo strumento per il quale sto a casa e io ti passo a nero poi la sera per andare in pizzeria i 50 euro per fare serata, questo è normale, non è colpa di chi lo fa, ma è il frutto di una visione sbagliata dei navigator. Conte dovrebbe venire a raccontare perché lui ha chiuso l'unità di missione sul dissesto idrogeologico. Ci sono 11 morti nelle Marche. Quel torrente, so che siamo in Calabria e vi interessa meno, ma quel torrente si chiama Misa, è sopra Senigallia, un torrentaccio come tanti torrentacci del nostro paese, è un torrente che aveva già creato dei danni nel 2014. Io Premier misi 45 milioni e 100 mila euro per fare la cassa d'espansione del Misa e mettemmo con Renzo Piano una struttura dedicata per fare lo sblocco della burocrazia. Che cosa è successo? Conte, primo atto, andate a guardare in Parlamento, era il giugno del 2018, prende e cancella l'unità di missione, prende e cancella il progetto di Renzo Piano. Allora io dico a Giuseppe Conte, anziché minacciare fisicamente gli altri, vieni a fare un confronto civile su quelle cose che hai fatto. E aggiungo, facciamolo in Calabria, un bel confronto su chi ha fatto qualcosa per questo paese. No. Facciamo un confronto civile senza scorte, senza evocare le scorte, ma ragionando contemporaneamente di come in televisione parlare concretamente dei contenuti. Io penso che la Calabria abbia delle caratteristiche straordinarie che già con il governo Gentiloni iniziamo a valorizzare, prima ancora ovviamente con il mio, con tutto il tema delle ZES. Lavorarono molto su tutto il tema delle zone speciali, del fatto di poter fare una fiscalità di vantaggio. Però parliamoci chiaro, se non hai legalità e infrastrutture non vai da nessuna parte. Ragioniamo tra di noi, la Calabria può essere attrattiva di investimenti? Sì che può esserlo, bisogna garantire legalità e garantire collegamenti. Va fatto subito, intanto le opere pubbliche vanno fatte perché creano lavoro, oltre che perché sono utili al paese. Due, avete un porto, un sistema portuale incredibile. Tre, vi abbiamo riaperto il museo, giustamente, con i bronzi di Riace, perché era fondamentale. Reggio Calabria deve diventare un attrattore culturale, oltre che un attrattore di polemiche come è stato fino a questo momento. Perché? Perché è una capitale del Mezzogiorno, ma questo vale per tutto il Mezzogiorno, non solo per la Calabria. Io ho visto, vi dico una cosa, il Mezzogiorno d'Italia è anche ovviamente il Mezzogiorno d'Europa, ovvio, no?
quindi la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, la Puglia, con storie diverse, con la Campania. È giusto che arrivi una parola chiara, forte, di abbraccio affettuoso al procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. Nicola Gratteri ha ricevuto delle minacce ed è giusto che tutti coloro che vanno a visitare in campagna elettorale non solo luoghi, regioni, province della Calabria, facciano sentire a Nicola Gratteri tutto l'affetto e la solidarietà delle istituzioni. Credo che Occhiuto faccia bene a candidare Gioia Tauro per il rigassificatore, credo che faccia bene a valorizzare Gioia Tauro, e noi con Ernesto Magorno, con Mariana Bosco e con tutti i nostri amministratori siamo a disposizione per dare una mano al governatore, anche se non siamo in maggioranza. Perché? Perché pensiamo che il governatore abbia sempre il diritto di avere l'aiuto delle istituzioni locali, specie il governatore della Calabria. Dopodiché però, ragazzi, parliamoci chiaro, il rigassificatore a Piombino va fatto subito, perché se non lo fai, non va portata subito la nave, perché se non la porti subito a marzo si batte i denti. Allora ben venga un progetto per il futuro su Gioia Tauro, anche sul rigassificatore, ma non deve essere messo in contrapposizione a Piombino.